Soluzione della parte quarta. Nel primo diagramma potevate scegliere tra tre mosse candidate. Vediamo subito le mosse sbagliate. 3B1, una mossa di attesa. È sbagliato fare mosse di attesa nei finali. Il bianco, ecco, il nero, taglia il re. Ma il problema è che ecco la mossa cruciale, re g4 impedisce alla torre nera di piazzarsi sulla seconda traversa, la costringe sull'ultima. Ecco, vedete, la differenza fondamentale è l'attività enorme del re bianco rispetto al re nero. Lo so, è difficile da calcolare una variante simile, ma il punto fondamentale è che torre B1 è una mossa d'attesa e quindi non è corretta. Vediamo la seconda scelta che avevate, che sembrava più ragionevole, scacco. Questa è una posizione che ho vedete in partita, ma veramente difficilota. Scacco, re5, torre g1. Il nero dice, beh, adesso il bianco deve tornare indietro a difendere il pedone ed è fatto per scacco perpetuo, ma purtroppo nei finali di torre quello che conta è l'attività del re, l'attività della torre, non conta tanto il materiale quanto l'attività. Qui infatti il bianco sacrifica il pedone perché c'è una differenza enorme tra, ecco, il pedone è arrivato in settima, il re sta davanti al pedone e la posizione ottimale in assoluto. E qui è abbastanza facile, promuovere. E infatti dopo re8, il nero che si può fare è sacrificare la torre, ma questo è un finale vinto. Va bene, l'unica difesa è la torre a 4 scacco, lo scacco laterale. Vediamo cosa succede se il bianco ripropone il sacrificio di pedone, ma purtroppo adesso non può dare scacco e cacciare il re nero in H7, deve avanzare il pedone, torre G1, avanza, ma c'è lo scacco da dietro, il bianco non può fare progressi e quindi la partita finisce fatta, è l'unica maniera. Insomma, il concetto fondamentale era un finale difficile, onestamente, ma è complesso sull'attività dei pezzi, sull'attività del re, non fare mosse d'attesa, preferire sempre gli scacchi laterali rispetto agli scacchi da dietro o peggio ancora frontali. Secondo diagramma. Qui funziona l'attacco frontale. Qui funziona perché ci sono tre colonne. Se toccava il bianco avrebbe vinto con re b4 avanzando il re, ma col nero torre g8 è con l'attacco frontale, cioè il parole povere scacco, ecco qua, non, perché ci sono le mitiche tre traverse tra la torre e il pedone, anche se difende col pedone il re attacca la torre e avvicina il suo re. Va bene, dovete riconoscere quindi l'attacco frontale. Vediamo la terza posizione. Nella terza posizione c'era da fare un ponte, scacco, siete sotto scacco, re f6, scacco ancora, re e5, scappa ancora, torre c8, ovviamente, anche perché continuare a dare scacco non serve a niente, fa solamente avvicinare, ecco, torre 8, e il bianco ha vinto. Quindi meglio fare subito torre c8, e qui c'era una mossa molto particolare, torre g6, cioè fare un ponte davanti, h7,
torre ci sei, è un po' la stessa idea che abbiamo visto in altre occasioni, cioè questa di sacrificare la torre per promuovere, ed è 8, ed è F6. E adesso non si può impedire, c'è la manovra torre 6 e 8 e la promozione. Quello che era difficile da vedere era la terza mossa, torre G6, onestamente torre G6, torre C6. Ripeto, sono finali più complessi, ma insomma, vedendo anche questi si impara. Rubinstein, Tarrasch Rubinstein. Rubinstein è un maestro nell'attività dei pezzi. Qui avete il pedone nero in B6 in presa. Allora, viene istintiva fare una mossa tipo torre B8, ma è passiva, non si può giocare passivamente finale di torre. Quindi ecco che invece Rubinstein gioca torre D2. Ecco, dovevate identificare questa mossa. Sacrifica, anche se sacrifica il materiale, però vedete, il re nero si attiva. Re 1, torre B5, il problema è che il nero stava minacciando di spingere i pedoni, no? Cioè di fare F4, F3, e quindi o E3, quindi torre B5, re G4, e rinnova la minaccia di spingere il pedone. Cioè l'attività del re e della torre nera compensano il materiale. Questo è il succo del discorso. Adesso il re nero minaccia di entrare in F3, qua potremmo già fermarci, giusto per vedere qualche altra mossa di come ha giocato Tarrasch. Tarrasch ha preferito fare un cambio di pedoni, cioè togliere di mezzo quel pedone F5 perché si è spaventato, e vabbè, e dopodiché torre per B2 e il finale è andato a finire poi patto. Ma ripeto, il concetto fondamentale era riconoscere torre D2. Il concetto fondamentale è essere attivi, non guardare al materiale ma all'attività del re e della torre. Identica situazione. La torre nera davanti al pedone, e quindi non dietro al pedone, non è attiva, non sta bene là, e allora Lasker preferisce sacrificare un pedone pur di mantenere attiva la torre. Una mossa tipo torre A1, torre A6, e vedete adesso la torre non ha, sta davanti al pedone nero, quindi in posizione sbagliata. Il re nero è tagliato fuori dalla torre bianca. Sono tutti e due i pezzi, quindi, del nero, disposti nella maniera più sbagliata, contro le regole. Quindi, lui preferisce invece fare torre A4, torre C5, attacca i due pedoni. Ma non ha importanza, però adesso può avvicinare e migliorare la posizione del re, sacrifica il pedone, torre C4, attacca il pedone. Da questo scacco re 5 o scacco re f6, è chiaro che al nero conviene la patta, torre a2, deve difendere il pedone, re 5, ma la posizione è patta. Nonostante il pedone in meno, adesso la torre c4 e due pedoni in meno, anzi la torre c4 tiene sempre sotto pressione il pedone c2, torre b2 per questo scacco il re deve tornare indietro, re f6, re h3, torre c6, finalmente il bianco ha capito che vabbè, è inutile stare alla difesa di quel pedone, l'ha ceduto, ma questo è un finale fatto. Bene, abbiamo concluso con questa quarta fase.